La crisi economica rischia di fare più vittime del coronavirus stesso. Occorre programmare da subito interventi di sostegno economico senza attendere gli aiuti europei, nazionali e regionali. La pensa così l'ex sindaco Ignazio Messina, che in un videomessaggio esorta l'amministrazione comunale di Sciacca ad attuare da subito misure di sostegno all'economia locale. Bisogna essere operativi e quindi ecco le mie proposte. Primo, bisogna che per l'anno 2020 non si paghi il suolo pubblico a Sciacca, così c'è la possibilità per i ristoratori, le pizzerie, i ristoranti di mettere fuori i tavoli nel rispetto delle distanze. Secondo, nel settore edile dobbiamo rimettere in moto quella macchina che era già da tempo ferma. Non facciamo pagare per il 2020 gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione. E poi, per quanto riguarda l'IMU, sospendiamola nel 2020 e spalmiamola nei 3 anni successivi, in maniera tale che per il 2020 i soldi restano nelle tasche dei cittadini che possono spenderli per rimettere in moto la loro attività economica. Dobbiamo utilizzare le risorse che vengono dalla tassa di soggiorno per pubblicizzare Sciacca. È inutile spendere soldi a pubblicizzare Sciacca nel mondo, considerato che nessuno dall'estero potrà venire. Pubblicizziamo Sciacca in Italia perché è probabile che da giugno in poi, quando si potrà, speriamo, riaprire il tutto, dei turisti italiani possano venire nella nostra città. L'altra cosa da fare fondamentale è utilizziamo i nostri prodotti per fare girare i nostri produttori in maniera tale che così, comprando siciliano, comprando saccense, teniamo in moto la nostra economia. Vedete, io sono certo che Sciacca si possa mettere in moto con determinazione e con orgoglio, ma non bisogna perdere tempo. Se stiamo fermi è sicuro che non ci rialziamo. Se ci mettiamo in moto da subito, con proposte serie e concrete, saremo in grado di ripartire. Io ci credo veramente.